Il Covid non dà tregua, crescono i contagi a livello regionale, oggi sono 870 i tamponi positivi al virus, partono le prenotazioni dei vaccini per ragazzi e intanto la Toscana rimane comunque in zona bianca. La GEAL è sempre più green, il parco automezzi diventa elettrico, l'azienda Lucchese delle Acque si rinnova in un'ottica di attenzione all'inquinamento. Pioggia di milioni per strade, scuole e cimiteri, ecco il piano triennale del Comune di Capannori per gli investimenti sul territorio. Lo sport, la Lucchese e Lucca hanno bisogno del nuovo stadio, ospite di Curva Ovest il presidente rossonero Bruno Russo inizia a stringere i tempi per ottenere una risposta dal Comune al progetto del nuovo Porta Elisa. La Gesam Lemura cerca riscatto contro la Dinamo Sassari dopo la sconfitta di Bologna con la Virtus Segafredo. Le biancorosse tornano nel Palatagliate dove domenica alle 18 affronteranno le Sarde. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi. In primo piano quest'oggi il brusco aumento dei contagi a livello regionale. 870 nuovi contagi in un giorno in Toscana, un dato che non si registrava in termini assoluti dal 12 agosto, una cifra che racconta solo in parte l'andamento della pandemia in regione, dove il tasso di positività rimane sul 2,3% in rapporto agli oltre 38.000 tamponi eseguiti. A due settimane dal Natale, dunque, il virus accelera la sua corsa e si fanno inevitabilmente conti con i parametri per un eventuale ingresso della Toscana in zona gialla, passaggio che, dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, è escluso almeno per le prossime settimane. Il tasso di incidenza settimanale infatti è di 122,75 ogni 100.000 abitanti, quando il limite è a 50. Ma è la situazione negli ospedali che è tenuta sotto stretta osservazione. I ricoveri sono in aumento anche oggi, 334 quelli ordinari, 9 in più in un giorno, 49 le terapie intensive, più 2. Ma il tasso di occupazione si mantiene a distanza dalla soglia limite, rispettivamente del 15 e del 10%, soprattutto quella dei ricoveri ordinari. Sul fronte vaccinale ci sono buone notizie, il ritmo delle terze dosi cresce vistosamente di giorno in giorno. Giovedì in Toscana 33.000 dosi somministrate in tutto, di queste 2.500 prime dosi, più del doppio rispetto a un mese fa, quando non si superavano in media 900 prime dosi in un giorno, effetto probabilmente del Super Green Pass. E sembra partita bene anche la campagna per vaccinare i bambini fra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni inizieranno il 16 dicembre, ma oggi all'apertura delle prenotazioni sono state più di 3.000 le richieste solo nei primi minuti. E purtroppo oggi è scomparso uno degli ultimi superstiti della strage di Sant'Anna di Stazzema. Si è spento Enrico Pieri, l'uomo simbolo della memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema e dell'impegno per la pace. Il superstite più attivo e testimone diretto degli orrori che si consumarono quella mattina del 12 agosto del 1944, che ha raccontato in ogni occasione possibile per tutti gli ultimi anni della sua vita. È morto dopo una breve malattia all'età di 87 anni. Era nato il 19 aprile del 1934 e aveva solo 10 anni quando le SS assalirono il borgo versiliese. Si salvò nascondendosi nel sottoscala insieme alla figlia dei vicini, perse tutta quanta la famiglia, compresa la sorellina che da 4 mesi la madre portava in grembo. Emigrato in Svizzera, dove ha vissuto per 32 anni, Enrico Pieri ha raccontato di aver subito le discriminazioni verso gli italiani. Nominato cittadino europeo dal Parlamento UE nel 2011, cavaliere al merito della Repubblica Federale Tedesca nel 2020 e commendatore della Repubblica Italiana appena un anno fa, scelto dal presidente Sergio Mattarella, che ebbe occasione di conoscere proprio a Sant'Anna nella sua visita ufficiale del febbraio 2020. Chiunque abbia mai ascoltato le sue parole in ogni cerimoniale sa che quelle erano sempre le più incisive, le più vere e autentiche. Vogliamo dire alle future generazioni, a tutti, che da quel giorno abbiamo iniziato a migliorare per tutti. Se non c'è più guerra in Europa, questo lo dobbiamo alle stragi di Sant'Anna, di Barzamotto, a quei 50 milioni di morti che sono stati la Seconda Guerra Mondiale, per lasciarci 75 anni di pace e di benessere per tutto. Perché io speravo che delle Sant'Anne non ce ne fosse più, però delle Sant'Anne ce n'è ancora tante e noi ci dobbiamo impegnare che veramente delle Sant'Anne non ce ne fosse più da nessuna parte, e anche le tragedie del mare, queste sono una cosa che non va bene.
Un'eredità preziosa, quella che lascia Pieri, fatta non solo di testimonianze e racconti. 2 anni fa ha donato all'Associazione Martiri di Sant'Anna la sua casa d'infanzia, la stessa in cui fu sterminata la sua famiglia, per farne un luogo di incontri e dare spazio alle delegazioni di studenti e ricercatori che si recano al Parco Nazionale della Pace. La notizia della sua morte ha scosso tutta la Versilia, e non solo, unanime il cordoglio dal mondo istituzionale. La salma di Enrico Pieri sarà esposta nella cappellina della Croce Verde di Pietrasanta. Andiamo avanti, l'allerta meteo che avevamo annunciato nei giorni scorsi ha portato la perturbazione attesa anche sulla nostra provincia. È scesa la neve in Valle del Serchio con qualche problema per il traffico. La neve è scesa anche in Valle del Serchio, come del resto era previsto, ma la sorpresa è stata la sua caduta anche fin sul fondovalle, con le strade, i tetti di campi dei paesi lungo il Serchio imbiancati a formare un bellissimo paesaggio che ben si presta con il periodo natalizio. Le previsioni non parlavano di neve fino a così bassa quota, ma con la neve in Valle del Serchio, a causa della sua conformazione, è sempre difficile fare previsioni accurate. La neve comunque è caduta più copiosa, soprattutto dai 600 metri in su, dove già prima di pranzo, specialmente sopra i 1000 metri di altezza, si erano arrivati a superare i 10 cm. Sulle strade, sia su quelle comunali che su quelle provinciali, sono entrati in funzione spargisale e spalaneve, a seconda delle condizioni dei collegamenti, e quindi il transito si è mantenuto assai scorrevole, pur se con le dovute cautele. Il fatto che la maggioranza degli automobilisti adottino ormai gomme invernali aiuta anche ad evitare maggiori problemi sulle strade. Chiaramente qualche problema si è verificato soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti. Da registrare infatti nel corso della mattinata il blocco del traffico all'ingresso di Castelnuovo a causa di un tir che non riusciva ad affrontare una salita. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile ristabilire la viabilità. Chiudiamo con queste immagini che sono state girate a Renaio nel comune di Barga, porta d'ingresso sull'Appennino Tosco-Emiliano. Siamo a 1000 metri sul livello del mare e qui la coltre ha superato abbondantemente i 10 cm, richiedendo, come si vede, anche l'intervento dei mezzi spalaneve. Fontanelli e mobilità elettrica per ridurre le emissioni di CO2, il piano di GEAL per la sostenibilità. Più di 785 tonnellate di anidride carbonica risparmiate all'ambiente nell'ultimo anno con le fonti del futuro. Secondo le previsioni di GEAL, a queste si aggiungeranno per il 2022 altre 28 tonnellate, grazie alle azioni per la mobilità elettrica annunciate dall'azienda per la fornitura di acqua nel corso di 2 eventi. Il primo si è svolto nella mattinata a Santa Maria del Giudice con l'apertura della 7ª fonte del futuro, già attiva, alla presenza dei cittadini e degli alunni della scuola elementare. Il secondo nella sede GEAL, dove sono state inaugurate le nuove auto elettriche aziendali che permetteranno ai letturisti dei contatori e all'ufficio tecnico di muoversi con minori impatti sull'ambiente. Da questa prima iniziativa, che parte con la sostituzione di 6 macchine, di vecchi utilitari a benzina con altrettante 6 autovetture totalmente elettriche, puntiamo già a ottenere un risparmio di almeno 7 tonnellate di CO2 non immessa in atmosfera all'anno. Il programma ovviamente continua nei prossimi anni con un ulteriore incremento di altre almeno 23 auto e furgoni nei prossimi anni, per puntare ad abbattere intorno al 30 tonnellate all'anno di CO2. Con l'utilizzo delle fonti del futuro è stimato un risparmio di 5 milioni di bottiglie di plastica, con una riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti pari a oltre 650.000 euro. GEAL in Toscana è la società che ha più soddisfazione da parte dei cittadini in termini di servizio, quindi gestisce il servizio idrico integrato al meglio ogni giorno, ma questo non ci basta e abbiamo avviato e oggi presentiamo un piano per la sostenibilità con l'installazione delle fontane, dei fontanelli che si chiamano le fonti del futuro, e con l'inaugurazione del nuovo parco di auto elettriche, quindi per la mobilità elettrica cerchiamo di abbattere le emissioni di CO2 per fare in modo che il servizio, oltre ad essere efficiente per i cittadini, sia anche sostenibile. La Giunta di Capannori ha adottato il piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024, grande attenzione a strade con le rotatorie, scuole e cimiteri. Oltre 10 milioni di euro da investire nel 2022 per interventi nelle scuole e nelle frazioni di Capannori. Tra i settori cruciali, quello della viabilità, a partire dalla realizzazione di una rotatoria al posto del semaforo di Lunata.
È quanto contenuto nel programma triennale dei lavori pubblici per il 2022-2024 adottato dalla Giunta e che presto sarà all'attenzione del Consiglio Comunale. Il piano prevede investimenti sul territorio per oltre 29 milioni di euro, di cui, come detto, 10 milioni e 300 mila euro solo nel 2022. Nello specifico, circa 1.900.000 euro saranno impiegati per la realizzazione di nuove opere e nuovi spazi, come la doppia rotatoria della Madonnina, per 600.000 euro. Tra gli interventi è prevista anche la manutenzione straordinaria del cimitero vecchio di Colle di Compito e l'ampliamento dei cimiteri di Camigliano e Santa Margherita. Saranno spesi circa 3.600.000 euro per interventi di rigenerazione urbana con progetti specifici nei paesi e ancora 3.200.000 euro per manutenzioni straordinarie e riqualificazioni puntuali, a partire dalle nuove asfaltature delle strade comunali per 500.000 euro. Circa 1.500.000 di euro di investimenti riguarderà l'edilizia scolastica. Tra gli interventi più consistenti ci sono la ristrutturazione e l'ampliamento della scuola d'infanzia di Colognola di Compito e la realizzazione e l'adeguamento della scuola dell'infanzia e primaria di Camigliano. Il turismo e le nuove opportunità economiche per la Valle del Serchio. Se ne è parlato durante una serie di incontri che l'assessore regionale Marras ha tenuto con i sindaci del territorio. Un viaggio nella Valle del Serchio, quello fatto dall'assessore alle attività produttive e turismo di Regione Toscana Riccardo Marras, tra le imprese, le comunità e le istituzioni, alla scoperta di questo territorio e delle sue realtà. È stato accompagnato dal consigliere regionale Mario Puppa con l'obiettivo di accorciare le distanze tra i palazzi della politica regionale e i cittadini di questa provincia. Bisogna cambiare la prospettiva, il tentativo è proprio quello di portare qui la giunta regionale, gli assessori regionali, in questo caso Leonardo Marras, che è l'assessore allo sviluppo economico e turismo della Regione Toscana, proprio perché direttamente possano guardare al territorio, cercare di capire i problemi, capire anche le opportunità del territorio e riportarle a Firenze per scegliere nel migliore dei modi. Dopo aver visitato alcune realtà produttive, Marras ha incontrato alcuni sindaci dell'ambito turistico della Valle del Serchio presso la sala del Consiglio dell'Unione Comuni della Garfagnana e questa è stata l'occasione per parlare soprattutto di turismo e di opportunità economiche per il territorio. L'occasione è quella preparatoria per un momento che coinvolga anche gli operatori. Questo è un ambito molto interessante anche dal punto di vista istituzionale perché è uno dei più grandi dal punto di vista del numero dei comuni coinvolti. Grazie anche alla corposità della partecipazione riusciamo ad essere sempre più propositivi in un contesto chiaramente omogeneo che ha mostrato in queste stagioni legate al Covid, oltre alle difficoltà, anche delle grandi potenzialità. Pertanto prepararci significa avere anche un riferimento concreto che può essere magari usato come esempio anche altrove. E adesso la parola al nostro editorialista Sergio Talenti per l'Ancora. La notizia è passata quasi inosservata, eppure rappresenta qualcosa di sconvolgente rispetto all'evoluzione dei rapporti personali nella modernità, matrimonio compreso. Il matrimonio contratto da due lucchesi a Porcari nel 2015 è stato annullato dalla Sacra Ruota, prima ancora che dalla giustizia amministrativa italiana, in quanto rato e non consumato, così dice la formula. La Corte di Cassazione ha e avrà un bel da fare per mettere in ordine pezzi giuridici diversi e rischi di conflitto fra l'ordinamento italiano e quello del Vaticano, ma il punto di domanda vero sta altrove. Come cioè possa sopravvivere l'idea alto medievale di un matrimonio non consumato, catapultato oggi in una società post-industriale, laddove si convive sposati o meno, non certamente per consumare un atto idoneo a generare prole, come recita la Sacra Ruota. La sessualità, per sua natura, si muove sulla linea del piacere. E l'integrità personale oggi costituisce uno stato privato e inviolabile, laddove nessuno può entrare, tantomeno i guardoni che vorrebbero decidere come si consuma un rapporto intimo. Lascia perplessi dunque come certi residuati di vecchie e morbose culture possano ancora trovare spazio in una società che ha ben altri orizzonti e anche problemi.
Ci fermiamo per qualche istante, poi c'è lo sport.